Cancelleri. Sono siciliano, ho 42 anni e la persona che amo si chiama Elena e le do due caratteristiche. Da 5 anni sono deputato della Regione Siciliana e ho accumulato una grande esperienza sul bilancio della Regione perché sono membro della Commissione Bilancio. Conosco tutto quello che hanno fatto i partiti nei 20 anni e come hanno umiliato la nostra terra e conosco anche le soluzioni. Ma avendola girata anche questa terra, ho parlato con tantissimi siciliani, imprenditori, agricoltori e tutti quelli che in qualche modo fanno impresa. E E allora? insieme a loro ho raccolto le soluzioni per risolvere i problemi alla nostra terra. Il suo punto debole? Non mi dica una sua virtù come punto debole perché non funziona così. Dica un vero punto debole. Il luogo comune falso che noi non siamo capaci di governare. In realtà, dalle statistiche regionali, noi siamo il gruppo parlamentare, Va quello del bene. Movimento 5 Stelle, che è non solo il più produttivo, ma ha anche gestito parecchi milioni di euro frutto del taglio dei nostri stipendi per dare delle risposte concrete ai cittadini siciliani. Vabbè, questo non Abbiamo è un punto realizzato il debole, è un punto forte, microcredito Cancelleri. e Ha fatto abbiamo un fatto la punto trazzera forte. quando è crollato il ponte sulla Va Palermo-Catania. bene, grazie mille. Musumeci fa come Ponzio Pilato, se ne lava le mani, ovviamente. È sotto gli occhi di tutti che abbia candidato nelle proprie liste che lo sostengono condannati e arrestati. E che purtroppo si porta anche dietro gli uomini di Cuffaro, che è stato condannato in via definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato a cosa nostra, e che si porta dietro anche gli uomini di Lombardo, di Genovese e tutti gli altri impresentabili che affollano le sue liste, anche dentro la sua di lista, quella di Diventerà Bellissima, nel quale c'è un condannato a 4 anni. Qui il problema è uno: noi, come candidati alla presidenza della regione, come presidenti, come capi della coalizione, dovevamo pretendere e dare a tutti i cittadini siciliani la possibilità di poter votare in maniera libera e in maniera serena. E invece anche questa volta, purtroppo, qualcuno non ha rispettato quella che era un patto etico da sottoscrivere con tutto il popolo siciliano. Cancelleri, ma La nostra lei. lista è una lista pulita e sono affollate le liste del centrodestra di persone impresentabili. Cancelleri, lei personalmente prova stima per Musumeci, perché Musumeci viene raccontato anche come una persona che potrebbe attrarre parte dei voti del centro-sinistra, Sì, della molto difficile. sinistra e parte persino dei voti del M5S. Io ho sempre detto che tutti i miei avversari in questa sfida per la presidenza della regione sono delle persone per bene, ma chi pratica gli impresentabili diventa impresentabile. Nello Musumeci ha perso la credibilità, ha infangato la sua stessa storia e questo mi dispiace perché io l'ho sempre rispettato da quel punto di vista, però chi si mette dentro gli uomini di Cuffaro oggi forse non merita neanche più di essere guardato con stima. A me dispiace perché davvero questa persona è stato anche un punto di riferimento in alcuni momenti della mia vita politica, ma oggi io lo guardo con grande perplessità e mi preoccupa che sia sceso a un compromesso Va così bene, grande a tal punto da vorrei far svendere davvero la propria parlare. Va credibilità. bene. Ho già moralmente vinto. L'unico impresentabile è l'onorevole Cancelleri. E non lo dico io, lo dice la magistratura italiana. È Ma non è vero, non impresentabile è con una vero, sentenza stai del Tribunale di continuando a Palermo, mentire, quinta non è sezione vero, civile non dell'11 è vero, settembre Nello, stai 2017, continuando. Faccia finire perché è un Cancelleri. abusivo, perché ha commesso un falso nel Non preparare le sai norme per le neanche primarie. Ecco chi sono gli leggere gli atti impresentabili. dei Dopodiché, gli tribunali amici dei e non mafiosi dovresti non essere vanno neanche presidente della votati. I regione, ma candidati davvero. discussi non vanno Va votati. bene, La allora, garanzia sono io con la mia storia, col mio replica. curriculum, Non è che sufficiente. Sì. nessuno dei Dovresti presenti riesce ad Nessuno ha messo in attaccare, Nello, discussione, e perché è aprire la il garanzia cuore per i all'amore per la siciliani. Allora, Parliamo di Sicilia. Cancelleri, dimmi cosa rispondi, mi dica cosa risponde all'onorevole Musumeci sul fatto che l'impresentabile è lei. Che non sa purtroppo neanche leggere un'ordinanza di un tribunale che non può stabilire se e come fare le nostre liste, lo scrive il giudice in calcio ed è una cosa di cui noi abbiamo avuto molto rispetto. La verità è che per togliersi delle macchie d'addosso incredibili, perché chi vota Musumeci vota Gianfranco Miccichè, vota i Genovese, i Lombardo, i Cuffaro e tutti gli impresentabili. Ovviamente cerca di attaccare noi in una maniera incredibile, è questo il fatto. E neanche Berlusconi se ne è lavato le mani da Musumeci, tant'è che scende in Sicilia, non va a Catania,
ma va direttamente a Palermo, forse, perché ancora non è neanche sicuro, e nel video non lo cita neanche, non cita neanche il suo candidato alla presidenza. Di Battista diceva con una battuta che probabilmente praticherà il voto disgiunto, cioè a presidente voterà per me. Questo è niente. La Rossa, lei ha una... Volevo avere la sua opinione su questo. Io in nome dei candidati delle liste a me collegate, 5 liste, 300 candidati, li ho appresi dal giornale esattamente come ogni altro cittadino siciliano. Ecco, questa è la... È la amara realtà di una legge che non consente il collegamento alle liste. Io vorrei poter parlare, capisco che Cancelleri prende le staffe. È un po' lo stile degli M5S, li deve un po' perdonare, su, loro ma dottoressa sono Annunziata, no, la presidenza Firmo Donzelletto della regione in cui si collega Cancelleri, Ascolti, scusi, ogni tanto cado nel tu perché è più giovane di me, mentre invece l'onorevole è alla stessa età mia. È interessante capire come l'onorevole Musumeci, perché è un racconto di uno di un sistema politico, cioè lei dice che alla fine lei si è candidato e ha saputo dai giornali, cioè come me, come Fava e come gli altri, la lista dei candidati. E come mai? Presidente, direttore, scusi, guardi, la legge siciliana, ma anche quella nazionale in generale sulle candidature, prevede che siano i partiti a elaborare le liste dei candidati attraverso una serie di requisiti di selezione. Dice la Presidente Bindi, questa legge va cambiata, e va cambiata perché se lei chiede un certificato di carichi pendenti ai candidati, come hanno fatto gli elaboratori della mia lista, della lista del mio movimento, per esempio il candidato di cui si è discusso, ecco, nullo e nessuna carica pendente. Questo significa che non basta l'ordinamento giudiziario per poter capire se un candidato... è candidabile o no, se rientra nei requisiti di legge. Se per esempio si modificasse la legge, le faccio una proposta, perché potrei risponderle in politichese se non lo faccio. Se si desse alle liste, se si dessero 60 giorni per poter preparare le liste, ogni organizzazione politica potrebbe chiedere non a 87 tribunali come avviene ora, ma a un sistema centralizzato i certificati di carichi pendenti e capire se uno intanto ha avuto problemi o no con la giustizia. Poi c'è un problema etico che non viene regolamentato, perché persino il protocollo della Commissione nazionale antimafia ha detto che non esiste alcun potere sanzionatorio. Allora mi dica solo una cosa. Se lei viene eletto, comunque il governo lo dovrà fare lei, garantisce che no, è convinto che non ci metterà nessun impresentabile nel governo siciliano, almeno questo. Direttore, questo dipende da lei, questo dipenderà da lei. Questa è la mia ultima avventura politica ed elettorale, lo faccio per un atto d'amore nei confronti della mia terra, non devo fare altre candidature. La squadra la formo io e non tradirei mai la fiducia dei siciliani, mai. La squadra sarà formata da persone al di sopra di ogni sospetto, ma le dico di più, i deputati saranno scelti dai siciliani perché in Sicilia le liste non sono bloccate, è col proporzionale e con la preferenza. La selezione che non hanno saputo fare i partiti, allora, la faranno gli elettori, la saranno i cittadini e saranno come fare. Siete convinti e chiudiamo questa pagina. 18 nomi ce li ha già Micichè, che ha scelto gli assessori, il programma te l'hanno scritto, i condannati, gli arrestati, alla tua lista, però che... e ogni volta succede sempre questo. È un disperato. Ma non è un disperato, dovresti sorridere di più, anche però l'odio nel cuore. Allora, la parola a Micheli. Io vorrei fare un richiamo, però. Comunque, noi abbiamo... Cancelleri ha la doppia... Direttore, chiedo scusa, essendo io stato, se mi consente un linguaggio evangelico, essendo io stato definito Ponzio Pilato, posso dire che Cancelleri mi somiglia molto a Nicodemo, che di giorno stava con Cristo e di notte con i farisei. È l'uomo della doppiezza, perché lui è giustizialista con gli avversari
Pensate... è garantista con i suoi, dimenticando che in Sicilia ha 4 deputati indagati e rinviati a giudizio, che ha qualche sindaco indagato, il sindaco di Torino, il sindaco di Roma, il sindaco di Roma, e fa il moralista. Adesso, quello del doppio privilegio, bene, io credo vorrei finire con voi due, vorrei finire con voi. Cancelleri, vorrei il suo punto su tutto quello che abbiamo discusso finora, andare avanti e andare avanti dopo, e anche l'autonomia. Lo Statuto siciliano è una carta molto importante per la nostra terra. Fino ad oggi i partiti lo hanno maneggiato per difendere i loro privilegi dalle leggi nazionali, noi invece lo vogliamo utilizzare per migliorare le condizioni della nostra terra e risolvere i problemi dei nostri cittadini e della nostra Sicilia. Partiremo investendo 1 miliardo di euro in 5 anni attraverso un istituto regionale di investimenti per estirpare la disoccupazione ed investire nelle imprese private. Poi investiremo sulle infrastrutture perché noi abbiamo bisogno di civiltà, di modernità, abbiamo bisogno di strade e autostrade. Oggi al ponte io le vorrei rispondere andando a visitare le comunità di Troina, di Nicosia, di Mussomeli e tutte le altre che sono realmente isolate. Noi non siamo contrari alle grandi opere, ma oggi le grandi opere in Sicilia sono le strade delle aree interne che sono davvero distrutte. E poi l'ultima cosa, la sanità. Ho incontrato anziani e ho incontrato giovani che mi hanno detto, gli anziani che non hanno i soldi per potersi curare perché la regione siciliana non può permettere di dimezzare le liste d'attesa per fare esami e visite, e allora gli anziani che dovendosi rivolgere a strutture private a pagamento non si possono permettere di poterle pagare, rinunciano a curarsi. Oppure una giovane donna incinta al 4° mese che mi ha raccontato che chiamando il centralino per fare una prenotazione nell'ospedale pubblico abbia ricevuto una risposta che la lista d'attesa era di 1 anno. Io le dico solo una cosa, da oggi in poi, dal 5 di novembre in poi, se i cittadini siciliani decideranno che noi andremo al governo di questa regione, le liste d'attesa saranno dimezzate, ma se non potremo garantire tempi rapidi ed accettabili, allora la regione siciliana pagherà le visite a queste persone. Siccome diciamo, il dibattito che è circolato come sottotesto qui dentro è stato poi il problema delle alleanze, che come si faranno le alleanze di governo come parte delle proiezioni dei problemi nazionali, quelli di sinistra abbiamo visto, la sua risposta credo sia necessaria, come pensate di andare a formare il governo senza allearvi, o se pensate di allearvi, visto che, come dire, sembra che ci sia stato tra Fava e lei comunque una corrispondenza di amorosi sensi in certi momenti. Allora, come pensate di risolvere questo problema? Noi del Movimento 5 Stelle non facciamo alleanze né prima né dopo le elezioni. Al Parlamento siciliano non c'è la fiducia. Per cui io, se dovessi diventare il Presidente della Regione, mi presenterò al Parlamento regionale con 10 proposte per risolvere i problemi della Sicilia. Le persone di buona volontà all'interno di quel Parlamento poi potranno donare il loro voto positivo a quelle proposte. Non saremo lì a donare o a spartire poltrone di sottogoverno o di governo, perché non ci interessa e non è questa la nostra logica. Quindi una navigazione a vista un po'? Posso dirti poi su questo? No, senza navigazione a vista. Io già dando tutti i nomi degli assessori. Mi piacerebbe invece sentire, visto che Musumeci ha letto dei nomi dei suoi candidati nelle liste che lo sostengono, anche quelli degli impresentati, arrestati e condannati dai giornali, se leggerà anche dai giornali i nomi della sua squadra di governo, dei suoi assessori.